Salve a tutti, siamo con un nuovo video. In questo video, ragazzi, oggi faremo qualcosa di speciale, perché andremo a rubare delle Tesla. Ma non solamente delle Tesla normali, oggi ruberemo le Tesla prototipo, che ancora non sono uscite dal concessionario Tesla. Quindi, ragazzi, come vedete, mi trovo davanti a un Tesla Supercharger, ma non perché io guidi una Tesla. Come vedete, ho un Range Rover del 2023, quello con cui abbiamo rubato nello scorso episodio delle auto davvero incredibili, dei trilionari. Se non l'avete ancora visto, andatelo a vedere, ragazzi. Ma oggi mi trovo qua specificatamente per un evento. Effettivamente è uscito appena adesso, ragazzi, al concessionario Tesla. Chi di voi è sul canale da un po' si ricorderà sicuramente quando abbiamo rubato tutte le Tesla dal concessionario. Bene, beh, come vedete, oggi c'è un evento speciale. Stanno presentando una nuova Tesla, che è il Tesla Semi. Quindi adesso avviciniamoci all'evento, ragazzi. Come vedete, ci sono dei coni, ma noi possiamo tranquillamente passare, perché è un evento pubblico, stranamente. Ora, non è un veicolo che possono comprare le persone normali, quindi devono essere delle aziende per comprarlo. Ad esempio, non lo so, la Pepsi o il Frito-Lay o le patatine San Carlo, non lo so. Però tutti possono, come vedete, guardare i veicoli come sono fatti. E poi, se magari qualcuno di noi ha un'azienda, può naturalmente comprarne uno. Quindi questo è il mio, beh, evento in cui dobbiamo pianificare dei furti. Ora, come vedete, qua c'è una Model S e una Model X. Abbiamo già rubato delle Tesla in passato, quindi sappiamo esattamente come funzionano. C'è anche una Model 3, che forse è di qualche cliente o forse della concessionaria, non lo so. Ma voglio vedere insieme a voi i semi, e poi vediamo se riusciamo a trovare magari il proprietario qua del concessionario, o magari qualche addetto o qualche lavoratore. Beh, a questo punto ci studiamo un modo per rubarne almeno uno di questi semi, perché possono essere molto interessanti. Ora, salve, salve signore, come va? Qua com'è? Vediamo un attimo come sono stafatti sti semi. Ah, proprio semplicissimi. Quindi a quanto pare c'è il volante al centro e due schermi, uno a destra e uno a sinistra. Schermi giganti, praticamente due TV, e si controlla tutto con quello. Bello, però possiamo anche salire a bordo, immagino, per vedere esattamente come sono fatti. Ad esempio, guardate questo rosso. Poi le portiere hanno la stessa vaniglia praticamente della Model 3. Ok, quindi se io cercassi... Wow, ok, quindi come vedete c'è lo schermo a destra, lo schermo a sinistra, il volante, e sopra vedete che abbiamo tutte le informazioni. Quindi quanta batteria ha, in questo caso è un semi, vedete che c'è scritto 65% di batteria. Ci fa vedere la macchina dall'alto, anche se non hanno aggiornato ancora la grafica per essere un camion. Insomma, strano, ma comunque va bene. Allora, ragazzi, bene, allora come facciamo a rubare una di queste macchine oggi? Non lo so, diamo anche un'occhiata dentro, magari. Vediamo un attimo, c'è la solita Model X, effettivamente con le portiere ad ala di gabbiano qua aperte. Vedete, laggiù c'è il configuratore Design Studio, anche se ci sono quattro colori letteralmente. Però questa è la nuova Model X Plaid. Oh mio Dio, non c'era la Plaid al tempo. Guardate, ragazzi, c'è scritto letteralmente Plaid, ed effetti è quella nuova. Quindi, come vedete, ha gli interni verdi. Che roba strana, oh mio Dio. E poi ha il nuovo volante, quello, e lo schermo nuovo, con anche, perché ci sono due iPhone lì? Perché? Lo vedete? Aspetta, proviamo a salire a bordo che vi faccio vedere. Lo vedete là sotto? E poi c'è anche una, la chiave, proprio quella della Tesla. Guardate che interno, comunque. Insomma, la Model, rispetto alla Model 3, ad esempio, la Model X e la Model S sono veramente molto meglio. Oh mio Dio, ma c'è il Tesla Bot! Non ci credo! Ok, adesso ci vado a parlare assolutamente, ragazzi. Subito ci vado a parlare. Ma volevo farvi vedere, vediamo anche qua. Sì, come vedete, anche questa ha il nuovo S. Anche questa è la Plaid, quindi la Model S. Come vedete, tutte bello, comunque. Molto, molto bello come è fatto. Beh, bene, bene, ragazzi. Ma volevo parlare un attimo con il bot. Guardate, c'è il Tesla. Il bot, come si chiama? Optimus, mi pare. Una roba del genere. Ehi, Optimus, ciao! Benvenuto in Tesla. Controlla il nostro inventario o i nuovi Tesla semi. Ah, sì, ho visto, infatti, ma bellissimi. Sì, devo ammettere che sono bei veicoli, soprattutto molto tecnologici, quindi immagino, ecco, che le aziende siano molto contenti di riceverli. Certo, il Tesla Semi è stato accolto con calore dalle aziende che hanno investito sulla tecnologia. Per ogni info sul Tesla Semi, visita il sito di Tesla. Sì, no, ma senti, volevo parlarti di una cosa. Per caso, questo concessionario, ci sono tutte le macchine che ci sono esposte, sono qua, non è che ci sono altri semi da qualche parte? Certo. Ci sono altri Tesla Semi già consegnati alle aziende. Quelli esposti sono quelli che Tesla ha consegnato al concessionario, okay, no, di Los Santos. Ma va bene. No, volevo sapere... Sì, insomma... Intanto come ti chiami? Mi chiamo Optimus. Piacere. Oddio, bellissimo. Ok, ok, va bene. Quindi, scusa, fammi capire i modelli. Ci sono i quattro modelli che compongono Sexy, no? Quindi la Model S, la Model 3, che sarebbe la E, la Model X e la Model Y. Ma poi c'è il Semi, e poi che altri veicoli ci sono? Oltre alla Model S, 3, X... Y ed il Semi, c'è la Roadster e il Cybertruck. Anche altri veicoli prototipi. Wow, ok. Dove si trovano questi prototipi, se si possono vedere? I prototipi non si possono vedere.
C'è un posto specifico dove vengono costruiti i provati? Non sono autorizzato a rispondere a questa domanda. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Grazie, grazie, Optimus. Wow, ragazzi, questa è stata un'interazione veramente strana che non avrei mai creduto di avere con nessuno, ma effettivamente mi sa che tutti i venditori qua sono stati rimpiazzati con lui. Con un bot automatico, che è assurdo come cosa, ma d'altronde questo è il presente e futuro, quindi insomma, è particolare come storia. Allora, io ragazzi ho un'idea, e per questa idea dovete però un attimo aiutarmi anche voi, perché potrebbe fallire come potrebbe funzionare. È difficile, ma devo cambiarmi un attimo di aspetto e vediamo un attimo che cosa riesco a fare. Intanto mi allontano da qua senza destare troppi sospetti. Ebbene ragazzi, questo è quanto io mi sono potuto più avvicinare ad essere un tecnico Tesla. E poi non è così strano, se ne avete mai visto uno praticamente sono così, ma in ogni caso sì, quindi io adesso ho un'idea, ok? Vorrei presentarmi con questa, magari vedete, cassetta degli attrezzi, come tecnico Tesla, per poi poter avere a che fare con i semi e il bot, ok? Quindi il bot è l'unico venditore, no? Quindi questa cosa mi ha fatto riflettere molto, essendo che è un robot e sicuramente ancora alle prime fasi di intelligenza artificiale. Volevo vedere se riuscivo a, tra virgolette, fregarlo. Adesso mi trovo all'Asgard Beach Disco Club, comunque, che è un disco club sulla spiaggia non troppo lontano dal concessionario Tesla, che comunque ragazzi, non so chi di voi lo sappia, ma l'ho fatto io questo club, quindi è anche in vendita, c'è il link in descrizione. Comunque ci chiamiamo 5devs e facciamo mappe di tutti i tipi per 5M, quindi se qualcuno di voi vuole giocare in una mappa ad esempio questa all'Asgard, può tranquillamente farlo seguendo il link in descrizione. Ma in ogni caso ho pensato un po' a tutto, perché ovviamente sicuramente ha un database di tecnici che deve rispettare. Quindi mi sono creato un badge finto che gli mostrerò, e questo badge avrà un codice che dovrebbe far andare in cortocircuito, speriamo, il sistema artificiale. Quindi sinceramente è abbastanza pericolosa la situazione, ma speriamo di riuscire a farcela, perché potrebbe essere un bel gruzzoletto questo. Ora non penso che mi abbiano visto, sono abbastanza convinto che non abbiano riconosciuto la macchina e quindi non capiscano che sia sempre io quello di prima, perché appunto, come avete notato, il bot si trovava dentro il concessionario, quindi non credo abbia visto la mia macchina. Ma per non rischiare, direi di passare abbastanza lontani qua, parcheggiamo lontani così da non farci troppo vedere, anche perché è un evento, la gente ha un po' di robe da fare piuttosto che stare a guardare noi. Permesso, permesso, salve. Ehi Optimus, scusami tanto, ma ho una riparazione per un semi, e per te a quanto pare hai un aggiornamento software da fare che non si può fare in nota, quindi lo devi fare tu per forza. Mostrare tesserino identificativo. Certo, certo, adesso te lo faccio vedere, subitissimo. Aspetta che appoggio un attimo qua la cassetta degli attrezzi e ti faccio subito vedere. Eccoci qua amico, guarda, lo vedi? Questo codice qui? Guarda un po', te lo faccio vedere subito, guarda. Se lo guardi un attimo scoprirai esattamente di che cosa... Ecco, che il mio badge, eccolo qui. Manutenzione. Perfetto, ragazzi, perfetto. Manutenzione. Certamente, nessun problema. Nessun problema. Ok, lo preparo qua davanti, eh. Bene, ragazzi, non ci posso credere. Avete visto? Non ci credo che quel codice ha funzionato. Quindi questo hack l'ho trovato grazie a, per fortuna, una persona che conosco molto bene, che si chiama Oleg, ed è su un forum, insomma, di ladri, e a quanto pare lui mi ha dato questo spunto per, appunto, il Tesla bot, e ha funzionato a dovere. Quindi grazie mille se lo stai guardando questo video, Oleg, perché mi hai veramente salvato la vita qua. Riusciamo a rubare senza che nessuno mi dica niente il Tesla semi. Ora vediamo perché non mi segue però il bot. Non vorrei che Optimus si sia bloccato per qualche ragione. Vediamo un po'. Optimus, seguimi. Ah, ok, no. Ah, ok, perfetto, perfetto. Ok, vieni qua, Optimus. Dobbiamo andare a farti riparare. Quindi sali a bordo del semi. Ok, benissimo, non ci posso credere. Guardate, ragazzi, questo camion non ha gli specchietti, quindi usa le telecamere, ma ne vedo anche nella realtà qualche camion che ha già gli specchietti così. Ma guardate che roba! Oddio, quella barra. Come accelera! Non vedo una ceppa di niente, ma oh mio, che bello. È dentro, è abbastanza silenzioso e bello. Quindi dobbiamo riuscire a portare, ragazzi, questo ovviamente nel bunker sotterraneo, dove naturalmente nascondiamo tutti i veicoli che rubiamo. Quindi ci vediamo una volta che siamo arrivati là. Ma oh mio Dio, questo prototipo è assurdo. Oh mio Dio, ci passiamo proprio al limite, limite. Io non so se c'entro dentro, mi sa che non riusciamo a entrare dentro, ora che ci penso. È troppo alto. Pensavo fosse molto più basso. Oh mio Dio, no. Mi sa che non ci entriamo. No, ragazzi. Ok, questo è un po' un problema. Vabbè, dobbiamo nasconderlo da qualche parte. Speriamo che i lavoratori qua in giro non dicano niente. Lo nascondiamo tipo qua dietro. Speriamo che nessuno lo trovi, sinceramente. Ma se lasciamo Optimus qui che controlla... facciamo così. Dato che adesso è sotto il mio controllo, Optimus, possiamo effettivamente fargli fare qualche furto per conto nostro. Però, prima di tutto, Optimus, per favore, rimani fermo dove sei. Controlla che nessuno si avvicini al veicolo e che nessuno lo rubi, ok? Perfetto, ok. Noi scendiamo intanto. Oh mio Dio, questa cosa di
di Optimus, ragazzi, ha più, cioè è meglio di quello che pensavo. Sinceramente, averlo trovato lì e con questo hack potrebbe essere fantastico, perché lui può fare tante cose come un umano e può farle per conto nostro, il che è spaziale. Optimus, scendi dal veicolo. Ok, Optimus, vieni qui. Vieni qui davanti a me. Voglio sapere dove si trova la Gigafactory, dove ci sono tutti i prototipi di Tesla. Gigafactory Los Santos, Sonora Freeway, Gran Sonora Desert. Grazie, grazie Optimus. Torna sul semi dietro di te e rimani lì. Controlla che nessuno si avvicini. Ok? Manutenzione. Ok. Grazie Optimus. Cammina un po' strano, è fatto un po' strano, ma comunque. Ragazzi, sono arrivato alla Gigafactory, quindi come vedete davanti a me c'è quella che sembrerebbe essere una Tesla Gigafactory gigante. Allora, già qua fuori vedo due persone che stanno lavorando a quello che sembrerebbe essere effettivamente un prototipo di una Tesla, perché non ho mai visto, a parte il Cybertruck, un pick-up della Tesla. Ma che cos'è? Guardate, ragazzi, si vede veramente poco perché è troppo lontano e non ci arriva il mio cannocchiale così lontano, ma è incredibile, sembrerebbe essere un semi piccolo tipo furgoncino, è bruttissimo, però... Il concetto è bello. Quindi dietro ha tipo il letto del pick up, lo vedete? Davanti è tipo un semi. Oh mio Dio, dobbiamo assolutamente andare a vedere, ragazzi, lì. E mi raccomando, lasciate un like se questo video vi sta piacendo, perché mi fa molto piacere e mi fa capire se volete vedere nuovi episodi di GTA come questo. E mi raccomando, iscrivetevi. Ma adesso, ragazzi, vediamo esattamente che cosa possiamo fare, perché se loro sono scienziati, forse dovrei travestirmi da scienziato anch'io. Ok, ragazzi, benissimo. Allora, sono riuscito a trovare questi vestiti da scienziato che, insomma, sono qualcosa, non tanto, non so se riuscirò a fregarli, ma sono qualcosa comunque. Quindi chiudiamo la porta, perché c'è anche la... Ma perché c'è... Allora intanto, mannaggia sta porta che non si chiude mai. Ma... E non si chiude, ma poi anche lo sportello della benzina, ma perché? Vabbè, quello si chiude sicuro. Oh, ok, perfetto, quello si chiude. È questo il problema. Mannaggia, vabbè, sentite. Quindi, andiamo alla Gigafactory e speriamo che gli scienziati ci caschino sul fatto che siamo anche noi degli scienziati. Voglio riuscire a mettere le mani su quel veicolo strano della Tesla. Deve essere veramente un complesso veramente grande, ma eccoli lì che stanno ancora lavorando al veicolo che ho visto prima. Ora che io arrivi con un Range Rover, forse è una cosa un po'... Non saprei, sinceramente, ci sono anche le telecamere di sicurezza, ma spero che non mi notino troppo. Quindi, vediamo un attimo se riusciamo ad avvicinarci almeno per vedere il cosa. La cosa stranissima, che veramente è strana, è il fatto che non ci siano delle barriere che proteggono. Magari se qualcuno vuole arrivare lì e fare le foto a un veicolo in prototipo, lo fanno. È strana questa cosa, è una mossa di marketing secondo me, ma eccoci qua, ragazzi. Quindi come vedete questo è davvero uno strano veicolo mai visto prima. Salve colleghi, dicono niente questi. Ok. Dio, non mi piace per niente, sinceramente. Che roba strana. Signori, scusatemi un attimo, vorrei chiedervi una cosa. Sentite, ecco, volevo solamente sapere, ma per caso questo veicolo è già stato testato? Perché sapete che noi abbiamo tutta una politica di... A parte le mascherine che non vi capisco ancora, però nel senso, se volete ci metto io adesso, velocemente. Vado dietro, vado da Elon. Ok, ciao 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 ciao. Ragazzi, incredibile ma vero. Ma perché c'è così poca sicurezza? Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non mi hanno detto niente. Non è possibile. Mamma mia, ma quanto veloce è? Oddio. Oddio. Ok, non è ancora calibrato sicuramente per l'essere umano normale, perché va troppo veloce e i freni sono decisamente sottodimensionati. E sono anche andato a sbattere, ma non si è letteralmente fatto nulla. E non è lo stesso chassis del Cybertruck, è proprio un semi, un mini semi, tipo un semino. vabbè, ok, lasciamo stare, vabbè. Mio Dio, ragazzi, ci ho giocato un po' con questo gioiellino qua prototipo, ma non è per niente male. Solo che devo riuscire a trovare il mercato a cui vendere una cosa del genere, perché insomma è un prototipo di un veicolo Tesla che ancora non è ben funzionante al 100%. Ho avuto dei cali di potenza e delle cose particolari, ma caspita, però guardate che roba strana, brutto come la fame. Poi sicuramente mi farete sapere voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, ma insomma non è che sia un granché. Vediamo se Optimus è ancora lì con il semi, perché non ho mica controllato. Optimus, come va qua? Tutto a posto? Si vede che il semi è ancora qua, sei stato bravissimo. Sì, se devi caricarti dimmelo pure, che ti do la corrente del semi. Manutenzione. Per ora rimani lì. Hai fatto uno strano suono, Optimus. Vabbè. Sono ancora lì, ragazzi, con la cartellina e il telefono. Non ci posso credere. Ma è incredibile questa storia. Ok, a questo punto significa che devo riuscire o ad entrare dentro, ma la vedo un po' improbabile, oppure devo riuscire a capire dove tengono gli altri prototipi. E vediamo una cosa, se riesco ad arrivare lì come scienziato, magari mi nascondo, aspettiamo stasera. Vediamo se ci sono delle guardie, perché il prossimo travestimento mi piacerebbe che sia da guardia, perché così almeno cambiamo un po' faccia, che dite? Ok, ragazzi, bene, ci siamo.
Ho aspettato qua, c'è la sicurezza, come vedete. E secondo me è arrivato il momento di fare una mossa speciale prima che la sicurezza si accorga di noi. Quindi ho monitorato le telecamere, ce ne sono veramente molte qua in giro. Se riuscissi a trovare il punto cieco in cui braccarlo, che è esattamente quel punto laggiù, probabilmente riuscirei a fare qualcosa di più. Aspettate un attimo che vediamo se riusciamo a tramortirlo in qualche modo. Sarebbe molto utile. Ho preso il mio manganello, vediamo se per caso in questo modo non mi sente, riesco a tramortirlo. Attenzione ragazzi, attenzione. È fermo lì. Si era quasi accorto. Ok, aspettate. Mi sa che ho fatto una cavolata, ragazzi. Speriamo che non arrivi la polizia o l'altra sicurezza si accorga di noi. A questo punto lo portiamo via con la macchina, perché non so come trascinarlo, un corpo di un uomo di tutti quei chili, 80 chili. E speriamo non arrivi la polizia. Ok, l'ho messo dentro nel sedile da passeggero posteriore, come vedete. Purtroppo è un po' tramortito l'amico qua, quindi non è che sia proprio il massimo. Ok, allora lasciamolo da qualche parte insieme al veicolo, ovviamente. Portiamolo via. Per fortuna è un Range Rover. Scusate se non ci sono luci e praticamente non si vede nulla, ma volevo nascondermi il più possibile da quello che poteva essere una telecamera o qualcosa del genere. Anche se adesso, per fortuna, la targa è finta. Però mi hanno visto in faccia, il che non so quanto io possa effettivamente nascondermi. Allora, mettiamoci i suoi vestiti, o comunque mi vesto da guardia e vediamo se riusciamo a prendere il suo posto e qualcuno se ne accorge. Quindi purtroppo la sua maglietta non andava bene con la mia misura, il che significa che ho dovuto usare la stessa, bene o male, del kit che stavo usando prima come meccanico, no? Vi ricordate? Quindi adesso vediamo di avvicinarci di nuovo e prendiamo il suo posto. Spero che le telecamere non ci abbiano riconosciuto, ma non sembra che ci sia nessuno di nuovo qui. Ok ragazzi, allora il mio obiettivo adesso è quello di entrare all'interno della Gigafactory, perché là dentro sicuramente ci sono i prototipi, a parte quello che era fuori di cui stava parlando Optimus. Il che significa che devo trovare un accesso da qualche parte, e non è per niente semplice, non è per niente facile, perché sembra essere completamente sbarrato. Quindi dovrei riuscire a capire, vediamo se per caso qua riusciamo ad entrare, anche se non credo, no, infatti non si può entrare, mannaggia. È veramente difficile trovare un accesso, questa Gigafactory è davvero blindata. Io non lo so, ed è proprio quello che vorrei capire, ragazzi. Mio Dio, non c'è un posto. Sta arrivando una macchina, mi sa. Sì, sta arrivando una macchina. Ok, attenzione, non facciamoci troppo riconoscere da questa macchina. Stiamo bene attenti a quello che succede, ragazzi. Ma forse è meglio. Mio Dio, ma sta andando veramente piano. Non facciamoci vedere. Facciamo finta che non esista, ok? Ok, ragazzi. Mio Dio, che paura. Facciamo finta che non esista. Sta andando dietro. Forse dietro c'è un accesso. Attenzione, perché. Ok, si è fermato lì. Sembra che qualcuno stia uscendo. Oh, mio Dio. Dio, ma sto sognando o sto veramente vedendo? Non è possibile. Era Elon Musk. Ok, aspettate un attimo. Non ci posso credere. Oh mio Dio. Ok, non so se andare così di petto, che magari hanno guardato le... Ma cosa ci fa a quest'ora Elon Musk? Ok, alla fabbrica, alla Gigafactory, non ne ho la più pallida idea. Guardate il mio veicolo lassù, con il corpo purtroppo della gente. Ma ci sono delle macchine qua. Oh mio Dio, ma ci sono altri prototipi. Eccoli qua i prototipi, ragazzi. Ecco i prototipi che dobbiamo rubare. Quindi come vedo c'è un Cybertruck, una Model S stranissima che dopo andiamo a vedere. C'è una Roadster e una Roadster stranissima che dopo andiamo a vedere. Tutti i prototipi di Tesla. Oddio, sta guardando verso questa parte. Ok, stiamo attenti a quello che facciamo, eh. Oddio, un altro della sicurezza, aspettate. Cosa caspita faccio adesso? Ok, faccio la sicurezza e speriamo che la sicurezza non si sia accorta che metà della sicurezza non esiste più. Vediamo un po' se... Ok, c'è qualcuno che sta camminando lì in giro ed è quello che vorrei evitare. Speriamo non si accorga della mia farsa, ragazzi. Sta venendo verso di noi. Ok, allora io, ragazzi... Ok, sembra essere andato bene. Io, ragazzi, sì... No, stia tranquillo, pure va tutto bene, sono... Sì, mi ha dato il turno prima, mi ha dato il... Sì, no, non si preoccupi. Oddio, ok, forse ce l'abbiamo fatta. Lì è esattamente Elon Musk e credo che quella Tesla Roadster accesa, la vedete? Credo che ci siano delle chiavi su, perché è accesa. Il che significa che potrebbe essere la nostra svolta. Adesso è finalmente venuta mattina. Potrebbe essere il nostro modo di... Se io giro qua attorno per assicurarmi che Elon Musk sia a posto e poi salgo velocemente sulla Tesla, cosa succede? Ok, attenzione, vediamo un po' se le chiavi sono su. Addocchiamo un attimo dentro. A parte che dentro è stranissima, guardate. Ci sono le chiavi, non so, non la vedo la chiave. Forse questo Cybertruck. Mio Dio, ma che macchina strana è. Intanto questa è quella dell'evento, con i vetri rotti. Oh mio Dio, ma questa è una specie di Model S nuova, stranissima, proprio un prototipo strano. Oh mio Dio, ok, dobbiamo assolutamente rubarle, ragazzi. Elon Musk sta pensando a qualcosa e lì fermo. Aspettate che prendo questa, la Roadster. Devo prendere assolutamente questa, penso che nessuno se ne accorga.
Ok, via 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 via. Oddio 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 oddio. Ok, ok, siamo riusciti a scappare. Siamo riusciti a scappare. Ma che caspita è? È più larga del normale, dei cerchi strani, un colore strano, in fibra di carbonio, il tettuccio in fibra di carbonio, non lo so ragazzi, ma dobbiamo andarcene. Oddio, questa è stata lunga ed è stata dura, ma siamo riusciti ad arrivare a una Tesla prototipo. Quindi che succede? Optimus! Ok, non ne ho idea, ma credo niente di che. Bene, vediamo se l'altra Tesla, l'altro prototipo è ancora qua. Il prototipo della di questa comunque è veramente strano, perché come vedete... è la macchina di Elon Musk! Non ci credo, guardate il profilo della Tesla, c'è scritto Elon sopra. Ok, quindi è proprio la sua macchina. Ho paura che lui riesca a trovarla tramite la localizzazione, ma per fortuna, come sapete, questo è un bunker completamente schermato. È impossibile che riescano a trovare qualcosa con questa localizzazione. Qui tutte le macchine non hanno né più il GPS né più internet, nulla. Sono completamente schermate, capito? Quindi è perfetto questo posto. Ok, quindi adesso devo far colpo su Elon Musk. Come posso fare? Forse un'idea ce l'ho. Con uno dei veicoli degli scorsi episodi. Vi sembro o non vi sembro un uomo d'affari trilionario? Forse sì, forse no. Ma magari accompagnato ad una Bugatti Mistral potreste avere il dubbio che io sia effettivamente un trilionario, ragazzi. Guardate che roba e che macchina. Quindi purtroppo questa macchina ancora non siamo riusciti a venderla. Non tutte le contrattazioni ovviamente vanno subito in porto, perché sono tanti soldi che chiediamo. Quindi ho pensato una cosa: sfruttiamo questa Bugatti per avvicinarci a Elon Musk. Vorrei avere con lui una discussione su uno dei suoi prototipi, che ne dite? Allora, intanto usciamo da qua, andiamo da Elon Musk, vediamo che cosa riusciamo a combinare con lui. Mio Dio ragazzi, quanto è incredibile questa macchina, vi giuro, è assurda. È assurda, e ricordatevi che voglio un like. Ma è assurda questa macchina. Tutto il viaggio è stata una goduria dopo l'altra, è pazzesco. Speriamo di riuscire a fregarlo in un modo o nell'altro, anche se Elon è un uomo molto intelligente, ma proviamoci lo stesso. Ok, siete pronti ragazzi? Speriamo sia ancora lì e che non se ne sia andato. Andiamo. La macchina è ancora lì, ok. E c'è ancora la guardia. Chissà se Elon Musk è ancora qua. È ancora qua a quanto pare. Quindi vediamo. Ha uno champagne in mano o sbaglio? Speriamo che ragazzi mi veda. Speriamo. Salve, Elon. Salve. Piacere. Mi chiamo Leopoldo Strasburg, vengo dall'Europa. Leopoldo? Leopoldo, sì, perché? Leopoldo fece una palla di Leopoldo. Ok, beh, comunque sono venuto in veste di investitore, stavo guardando la sua azienda e ho pensato di passare alla Gigafactory di Los Santos per capire meglio qual è il vostro business e se c'è opportunità. Ah, ha visto la nostra Gigafactory nuova. Innanzitutto vuole brindare? Abbiamo aperto da poco. Sì, sì, non dico mai no a un brindisi. Guardi, nel Cybertruck, nel bagagliaio, dovrebbero esserci altre casse di spumeggiante spumante champagne. Sì, grazie, grazie signor Elon. Niente, volevo capire un attimo quali sono... So che non siete un'azienda solo di auto, ma anche di batterie, di intelligenza artificiale, di energia. Noi facciamo tutto. Tutto quello che sarà la progressione della tecnologia verrà dalle nostre aziende, uscirà direttamente da queste Gigafactory e dalla nostra mega azienda e dalla mia intelligenza soprattutto. Dalla sua intelligenza, wow, diciamo che poco pieno di sé, ecco. Perché ha deciso di investire in Tesla e quanti soldi ha intenzione di investire? Ho visto che è venuto con una bella macchinina. Anche sì, diciamo che... Dipende da quanto mi convince la sua azienda. Ma questa macchina ad esempio che cos'è? Sembra una Model S ma strana. Questo è un nuovo tipo di... Sì, non Model S ma Model Z. Sa, ah, la posso entrarci? Però la Z è più spigolosa come vede. Ed è anche... Ah, sì. Capisco il concetto, sì sì. Entro anch'io. Ok, sì. Beh, io direi che se... Oddio, cos'ha dietro quella griglia che si accende? Ok, è strana. Ma niente, vabbè, non si preoccupi. Allora, Elon, lei viene con me a bere qualcosa, un caffè o qualcosa da... Non so, stiamo le posso offrire qualcosa. Ma non mi dispiacerebbe bere ancora, sì, perché no? Quindi questo è un prototipo, non è una versione finale. Vedo che si muove un po' scattosamente, direi. Sì, lo vede, sì, e tra l'altro vede che mancano ancora alcuni pezzi, vede la ruota lì davanti. Insomma, Dio, è una base, è una base. Ma mi sembra un veicolo a motore questo, non è un veicolo elettrico. Fa un suono di scarico, com'è possibile? Certo, oltretutto ti dirò una cosa. Noi, prima di prendere i veicoli elettrici, di montare tutto il sistema elettrico, usiamo un attimino il motore per fare i test. Ah, comunque è la cosa più affidabile. Certo, è la cosa più affidabile. Quindi lei mi sta dicendo che è più affidabile un motore di un'auto elettrica? Per fare i test, sì. Per le auto prototipo, assolutamente sì.
È inutile che spendo. Ci metto un motore di una Fiat qui dentro. Insomma, è cammino lo di stesso. Di una Fiat? Certo, noi abbiamo la partner con la Fiat. Beh, vabbè, le porto in cosa un... la sorprende? Cosa la sorprende? Beh, sappiamo insomma, noi come fa a funzionare. Non si preoccupi, non si preoccupi. Ok, beh, guardi, la porto in un bar che conosco io, se non le dispiace. Ah, un po' lontanuccio però. Sì, a Los Santos. Eccoci qua, signor Musk. Ah, siamo la voglio portare tequila la la. Sì, tequila la, esatto. Comunque bello il suo sistema di pilota automatico che ci ha portati qua. Molto avanzato, ecco, direi, nella versione non pubblica però, ecco. Certo, questa è la versione privata. Le piace questo tipo di musica? Certo, solo che adoro altro tipo di musica, non si dispiace. Però io lascerei il mio bicchiere, visto che comunque siamo entrati. Cosa beviamo qui al tequila? Ma questo si chiama tequila la o tequilia? Vedo che lì c'è tequilia. Beh, non lo so, ordini per me anche un... Vabbè. Sì, voglio un whisky freddo, io vado un attimo in bagno. Ok. Arrivo, eh. Buona pisciazza, ma dov'è il bagno? Grazie. Non è lì? Oddio, andiamo ragazzi, forza, andiamo. Via. No, Elon, mi scusi. No, Dio, ok, ce l'abbiamo fatta. Elon, fregato Elon. Oddio, ok. Questa è una ciofeca, sta macchina, con un motore Fiat dentro. Però sicuramente qualcuno sarà interessato all'acquisto di questo prototipo. Quindi ci sono dei fanboy di Tesla in giro. E quindi per questo motivo... Oh mio Dio, ok, si guida veramente male. Peccato che però la mia Bugatti adesso è da lui. Quindi devo trovare il modo di correre prima di lui a riprendermi la macchina. Strane queste linee, queste curve, lo vedete? Non mi sembra per niente un design di una Tesla. Sembra una roba davvero strana, ma soprattutto per il fatto che ha un motore Fiat. Boh, vabbè, ok, non si capisce. Ma comunque, eccoci qua con la Roadster, un po' particolare prototipo, con il prototipo del Cybertruck o un pick-up o quel che è. E adesso anche questo prototipo qua. Mancano quindi, ragazzi, due macchine da rubare, credo. O una. Forse l'altra Roadster neanche ci interessa, ma cerchiamo di rubare il più possibile le macchine, che dite? Intanto devo correre a prendermi la Bugatti. Ok ragazzi, per fortuna la Bugatti era ancora lì, le guardie non si sono per nulla accorte di niente. Elon Musk non ha pensato di avvertire le guardie per sequestrare questa Bugatti, per fortuna, quindi abbiamo fatto in tempo a fare tutto. Il che significa che adesso possiamo mettere anche la Bugatti qua, almeno abbiamo tutte le macchine al sicuro. Ora direi di andare a rubare le ultime due o l'ultima che riusciamo, vediamo un po'. Mi vesto da sicurezza, ragazzi, come prima, perché ho il presentimento che ora pullulerà di guardie appena Elon Musk farà presente la situazione. Ok, ci siamo, ragazzi. Sono riuscito ad entrare di nuovo come sicurezza. Non sembra che nessuno ancora si sia allertato. Penso che sia da solo. Non è da solo. È pieno di polizia. Ok, allora, credo che le guardie ancora vadano su e giù. Vediamo quale rapporto. Spero che non si siano accorti che io prima, come guardia, ho rubato una macchina. Questo è un rischio enorme, ragazzi, che mi sto prendendo in questo momento. Perché se loro dovessero riconoscermi per qualche ragione, Elon Musk dovesse riconoscermi per qualche ragione, che non è un uomo stupido, sono letteralmente fritto. Provo a passeggiare qua attorno. Il mio obiettivo a questo punto non può essere la Roadster, perché la Roadster sarebbe troppo pericolosa da rubare. L'unica forse sarebbe il Cybertruck. E devo andare a rubarlo così, dritto dritto. Non c'è modo di avvicinarsi in maniera stealth, purtroppo. Il che significa che l'unico modo è correre verso il veicolo e buttarmi e rubarlo. Devo trovare il modo migliore per farlo e credo che la via più corta sia quella di girare qua insieme all'altra sicurezza e buttarmici dritto dritto. Tra 3, 2, 1. Ora! Oh mio Dio, ce la sto facendo! Sto salendo a bordo del Cybertruck! Ok, è aperto! Oh, mi stanno sparando tutti! Oddio, via! Non mi stanno facendo niente! Il veicolo è completamente antiproiettile! È antiproiettile! Non ci posso credere! Ok, adesso dobbiamo scappare dai poliziotti. Andare ovviamente al posto più lontano di tutti, purtroppo, che è il nostro bunker, ragazzi. Oh mio Dio! Forse ce l'abbiamo fatta a rubare anche il Cybertruck. E li abbiamo praticamente rubati tutti i prototipi. Wow. Mi stanno inseguendo. Le sentite le sirene? Mi stanno inseguendo. Ok. Via. Ragazzi, ci vediamo una volta che siamo arrivati al nostro bunker. Non sembra che mi abbiano preso. Per fortuna le sirene hanno smesso di suonare da un po' di tempo. Quindi significa che li abbiamo seminati. Oh, fatemi vedere se Optimus è ancora qua. Sperando di sì e sperando che ci sia ancora il semi. Il semi c'è. Optimus non lo vedo, ma il semi c'è. Oddio, grazie mille a tutti ragazzi della visione, mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi per nuovi episodi, mi raccomando, arriviamo a 900.000 iscritti grazie al vostro supporto. Che caspita è, sento ancora le sirene, forse mi stanno inseguendo, oh mio Dio.